Cercate Cristina nella cisterna del convento. È l'ultima e clamorosa rivelazione che squarcia il silenzio sul caso di Cristina Golinucci, scomparsa il 1 settembre 1992 a Cesena. Nei giorni scorsi un nuovo testimone si è fatto avanti. Si tratta di un ex dipendente della società idrica Romagna Acque, un uomo che all'epoca frequentava il convento dei Frati Cappuccini, il luogo da cui Cristina scomparve 32 anni fa. In quella fatidica giornata, la studentessa avrebbe dovuto incontrare il suo padre spirituale, Don Lino Ruscelli. Il testimone ha rivelato che durante quel periodo erano in corso lavori di scavo per la costruzione di un pozzo e altre opere legate all'acquedotto comunale. Gli interventi coinvolgevano la via dei Cappuccini, la strada che conduceva al convento. La Golinucci parcheggiò l'auto in prossimità del cantiere e da quel momento in poi di lei si persero le tracce. Il mio tarlo è che se a Cristina è stato fatto del male in quel contesto, l'omicida ha avuto gioco facile, potendo seppellire il cadavere sotto una discarica di tufo. Erano in corso gli scavi e la terra veniva portata via. Nessuno ci avrebbe fatto caso. Questa testimonianza riveste un'importanza particolare in quanto si allinea con un'altra simile risalente a 27 anni fa. Nel 1997, infatti, giunse in procura un bigliettino in cui era scritto: «Cercate nel convento e dove l'AMGA e l'ENEL hanno scavato nei pressi della cisterna». La cisterna, in definitiva, sembrerebbe essere stata il luogo ideale per occultare un cadavere. La madre della giovane, Marisa Degli Angeli, comprese immediatamente che qualcuno aveva nociuto a sua figlia. L'ipotesi di una fuga volontaria, inizialmente privilegiata dagli inquirenti, non ha mai trovato spazio nei suoi pensieri. Sin dal primo giorno ha insistito affinché l'indagine seguisse ogni possibile pista per giungere alla verità. Purtroppo, questa richiesta è stata trascurata, come dimostra l'anonima segnalazione di 26 anni fa, che indicava la cisterna come luogo da esaminare. Nessuno si preoccupò di controllare all'interno della cisterna menzionata nel biglietto. Ma cosa accadde quel giorno? Don Lino, deceduto nel 2021, sostenne che Cristina non si presentò da lui, nonostante la sua auto fosse parcheggiata di fronte al convento. Inoltre, il frate rifiutò l'accesso di mamma Marisa all'edificio. La donna, disperata, cercava notizie sulla figlia appena scomparsa. I primi sospetti ricaddero su un ghanese, Emmanuel Bock, all'epoca ospite del convento. Bock confessò inizialmente l'omicidio, poi ritrattò e una volta fuori dal carcere fuggì in Francia. Nel corso degli anni l'uomo è stato associato a presunti reati sessuali. Attualmente risulta irreperibile. Alcuni mesi fa la procura di Forlì, in mancanza di nuovi elementi, aveva proposto l'archiviazione del caso. Gli avvocati di mamma Marisa Degli Angeli si opposero all'archiviazione, ottenendo un ulteriore approfondimento delle indagini. Nel frattempo è emersa la testimonianza dell'ex dipendente della società idrica. Le sue affermazioni dovranno essere attentamente verificate. L'auspicio è che possano emergere elementi nuovi attraverso un'altra testimonianza. In passato una donna rivelò che il 1 settembre 1992 aveva visto Cristina litigare con un uomo nel parcheggio del convento. Questa testimone potrebbe fornire un identikit dell'uomo misterioso. In sintesi, basandoci su quanto è emerso negli anni e su quanto è stato appena narrato, ogni indizio sembra convergere verso il convento. Come spiega l'avvocato Nicodemo Gentile, presidente dell'Associazione Penelope, c'è ancora la speranza che qualcuno decida di parlare, consentendo così di giungere finalmente alla verità. Pertanto l'avvocato lancia un ennesimo appello. Chiunque sappia qualcosa ci aiuti. Sono convinto che nel fascicolo d'indagine ci sia già scritta la storia di Cristina, ma serve rompere il muro del silenzio che ha avvolto questa storia per troppi anni. Cristina probabilmente si è fidata di qualcuno che l'ha portata via da quel luogo. Dal convento?